Ben trovati di nuovo su Guardavalle Online per appunto informarvi su questa bellissima iniziativa. Sono in compagnia della presidente del Centro Studi Ambiente Marino di Guardavalle, Menniti Maria Assunta, che insomma vi dirà solo l'appuntamento, vi dirà, solo l'appuntamento, vediamo. Allora, meno rifiuti, più solidarietà. Vi aspettiamo sabato 20 e domenica 21 aprile a Guardavalle Marina, presso l'emporio del fratello di Giovanni. Vi raccomando, non mancate, portate cosa, Gianni? Bene, tanti rifiuti. Eccoci qua, come ha detto benissimo lei. Allora, meno rifiuti e più solidarietà. Cosa facciamo? Raccogliamo, insomma, ecco, l'olio vegetale esausto, le batterie esauste, gli occhiali da vista, i cellulari inutilizzabili e appunto i tappi di plastica. È un progetto solidale che dura non solo due giorni, ma durerà appunto tutto l'anno. Questo in collaborazione sempre con il Centro Studi Ambiente Marino di Guardavalle. Poi ci sarà la collaborazione della Protezione Civile, il gruppo del VASI, che noi due facciamo pure parte, e poi anche la collaborazione degli scout del gruppo Sergiano 1, e poi anche la collaborazione del centro del supermercato Despar Guardavalle. E allora, cosa facciamo in sostanza? Raccogliamo questi rifiuti. A che cosa serviranno? L'olio vegetale esausto, quindi l'olio fritto, l'olio d'oliva. Tu mi insegni, Maria Assunta, che non bisogna buttare questo olio appunto nel lavandino. Ecco, né nel lavandino né nel water. Cosa succede? Questo olio va appunto, non solo rovina le tubature, ma una volta che arriva nel depuratore, intasa i filtri e non fa lavorare. E tutti pensano che sia vegetale, quindi dice lo metto appunto nel terreno, lo butto nel terreno. Assolutissimamente no, perché questo olio si filtra, va nelle falde acquifere e inquina appunto. Inquina l'acqua, inquina anche il mare. Quindi l'olio, cosa fanno dall'olio? Cosa si recupera? L'olio viene recuperato come facevano i nostri nonni, in modo particolare per fare la glicerina dei saponi. Poi viene usato per fare l'impregnante per la catrame, viene usato per fare i lubrificanti per le meccane agricole, viene usato appunto per fare il biodiesel e poi per tante altre cose. Con l'olio e con i tappi a noi ci autofinanziamo sia come centro di studi ambiente marino e sia come scout. Pensate, l'anno scorso con il ricavato solo dell'olio e dei tappi abbiamo fatto l'adozione a distanza, che è costata 186 euro. Ci danno un piccolo contributo, ogni quintale di olio ci danno 20 euro e con i tappi ci danno 16 centesimi al chilo. L'anno scorso abbiamo raccolto 1,5 tonnellate di tappi e più 12 quintali di olio, quindi fatevi i calcoli, abbiamo fatto l'adozione a distanza e poi è servito anche per finanziare il gruppo scout Sergiano 1. Quest'anno invece, con la collaborazione del Centro Ambiente Marino, la facciamo pure noi questo autofinanziamento. E allora, l'olio, le batterie altamente inquinanti, pensate che solo una batteria inquina 26.000 litri di acqua. Quindi cosa facciamo? Grazie al Despar di Guardavalle Marina, che ci fornisce il contenitore, noi raccogliamo queste batterie. E cosa, si riciclano benissimo, perché dentro c'è il piombo, c'è il ferro e il cadmio, che sono altamente inquinanti, e se vanno nel terreno, insomma, si inquina e basta. Recuperandoli, queste batterie vanno appunto, vengono riciclate, come ho detto prima, per recuperare queste batterie. Gli occhiali da vista. Gli occhiali da vista è una novità di quest'anno per noi, però già esiste, perché dillo tu, perché io in inglese Lions Club, benissimo. Pensate, il 21 è la nona giornata nazionale della raccolta degli occhiali da vista. Pensa che questi occhiali da vista, per esempio nelle emergenze come è successo in Abruzzo, appunto i club hanno consegnato questi occhiali alle persone che non vedono. In modo particolare, una volta che li raccolgono, li consegnano nel Sud America, nell'Africa, nei paesi insomma poveri, ecco, dove non hanno la possibilità economicamente proprio a comprare questi occhiali. Allora che cosa fanno i club? Li puliscono, li catalogano e poi li consegnano dopo aver fatto anche delle visite oculistiche, cioè non è che li consegnano così. E quindi
quindi in poche parole questo è la nona giornata, il 21 lì consegniamo e lì. Quindi anche quelli da bambino vanno bene, da grandi, anche se sono vecchi, vanno benissimo. E questi qui vanno a finanziare questo progetto che ho detto qua. Invece con i cellulari, pensate, l'anno scorso abbiamo raccolto 400 cellulari, abbiamo raccolto. Ti ricordi che appunto l'abbiamo fatto per noi, l'abbiamo spediti, e questo vanno a finanziare un progetto di un gruppo di gesuiti che si chiamano appunto la Magis. Sono un gruppo di gesuiti che operano in Africa, in Chad, in Kenya, e che cosa fanno? Recuperando questi cellulari inutilizzabili, vecchi, che sono altamente inquinanti, che a casa non ci servono, ce li abbiamo solo appunto nei cassetti vecchi, loro li rivendono di seconda mano perché sono funzionanti, e i soldi che recuperano appunto li investono per costruire le cucine solari in Chad e poi anche per aiutare l'ospedale dove ci sono i bambini ricoverati con l'AIDS. Poi dal cellulare, se non funziona, dentro ci sono le particelle d'oro, c'è l'alluminio, c'è la plastica, c'è il ferro e vengono tutti recuperati. Quindi anche questo è un bellissimo progetto dove andiamo ad aiutare questo gruppo di gesuiti. Con i tappi, questa famosa raccolta dei tappi, tutti pensano che si raccoglie per la sedia a rotelle. Questo è partito nel 1993 da una leggenda popolare che non era vera, assolutissimamente. Adesso è vero, in tutta Italia, pensate, la Toscana è la regione più dove si raccolgono più tappi. Invece nel mondo è la Francia. Bene, anche il guardaballe assoverato, l'abbiamo fatta, la continueremo a fare. E questo qui, come ho detto prima, andrà a finanziare il progetto dell'adozione a distanza del nostro autofinanziamento. Dai tappi cosa fanno? Il tappo è un polietilene, quindi viene usato in modo particolare per fare i tubi dove passa l'acqua. Viene. Poi siamo in diretta, quindi è bellissima questa cosa. Walter, non la togliere perché qua se la faremo un successo enorme qua. Bellissima questa. Allora, dai tappi, cosa fanno? Dai tappi, queste le cassette della frutta, fanno i tubi dove passa l'acqua, fanno appunto le paraurti delle macchine, fanno appunto le sedie e i tavoli di plastica. Quindi aiutiamo l'ambiente facendo questa giornata. Vuoi ricordare di nuovo tu velocemente l'appuntamento? Vi aspettiamo il 20 e il 21 aprile a Guardavalle Marina. Saremo dalle 9 alle 19, comunque la mattina e il pomeriggio. Sì. Niente, vi aspettiamo numerosi, non mancate. Bene, ringrazio di nuovo Guardavalle Online per la collaborazione, come sempre, disponibile. Ringraziamo il gruppo della Protezione Civile, il Despar che ci aiuterà. Ebbene, cosa vi vogliamo dire? Venite a trovarci, perché non chiediamo dei soldi, ma bensì appunto chiediamo solo dei rifiuti. Chiediamo dei rifiuti che solo inquinano. E quindi l'appuntamento è sabato e domenica, grazie di tutto e arrivederci. Ciao 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 ciao.